Buongiorno a tutti. Allora, l'altro giorno abbiamo fatto Bencini Comet 3. Ok, Bencini Comet 3 nasce 52. Bene, invece qua andiamo qualcosa che ha finito di produrre nel 52. Cioè, questo qui è una Durst. Gli stranieri le chiamano Dust, ok? Va, non mi piace. Durst, ok? Duca. Cioè, questa è una macchina geniale. Geniale, perché guardate quanto è piccola. Non pensate, cioè, formato, perché Bencini Comet utilizza 127. Ok, quindi ha una forma piccolissima, però un po' più grande di questa. Questa è come un sapone, no? È piccolissima. Qui che io dico genialità italiana. Cioè, perché questo è avanzamento, armamento trattore, e poi tu guardi da questo mirino, che anche qua si vede pochissimo, ma fa niente, guardiamo e scattiamo a un tempo solo, un trentesimo, e posa B. Ok, la lente è molto semplice, questa è una lente concava, cioè proprio non ha niente. Il bello di questa macchina è che è verticale. Apriamo, cioè, perché qua, allora, sono un po' di cose che fa fatica. Allora, apriamo, guardate questo qui. Questo è 35 mm e però è della Agfa Karat, ok? Cioè, vedi, vedete che, cioè, passa qua, cioè proprio 35 mm, e quindi formato è 24-36, cioè impressionante, ma veramente impressionante. Stata presentata nel 46, poi produzione settembre 46, e produzione è cominciato subito, e la vendita è stata dal 1947 fino al 1952. Ok, è una macchina veramente piccolissima, carinissima. Poi questa ha una molla molto forte, e se non stai attento, cioè fai male, va bene, fa niente, basta stare attento, perché, cioè, non è che faceva tantissimi scatti, 12 scatti, qui c'è contapose, ok? È bellissima macchina, Duca, si chiama Durst Duca. Allora, esistono diverse varianti, a me piacerebbe trovare il colore rosso e il colore quella azzurrino anche, ok? Però costa tanto quelli. Mentre la versione normale, poi versione normale, ci sono anche varianti, però versione normale si compra meno di 100 euro, e questa è ancora tuttora utilizzabile. È genialità italiana degli anni 50, anni 40, anni 50, un momento veramente glorioso, momento che italiani sono messi a proprio tirar su, e hanno lavorato veramente tanto. Probabilmente anche ora dobbiamo fare questo, unire la forza e lavorare per l'Italia, per gli italiani, ok? Bene, grazie della questo ascolto, e Durst Duca. Giordano, ti faccio una foto, ecco.